prossima volta segnalo più corto. Carlo Ferro, non è che quando ogni volta che prendi il coso perché tutte le volte non è un sottocorpo, devi poggiare solo il labbro inferiore. Allora, due volte crema, due volte bevi.
quello di vedere Carlo che si alza la mattina con un ciucciotto qua. Io non ho mangiato per un giorno, avevo il vomito. Sì, è stato. Luigi! La scrivania, c'è c'erano ciucciotti, c'era Bernardo, era di portare la ho capito che Derico d'estate non può mancare, tanto che ai tre amici la testa fai girare. Per non parlare del tutto poco, per averlo hai fatto un gran casotto, vero? Non dati degli sgurloni. Sì. Che garrisucchio incorporato di Auroboia. Insomma, non è dottoressa per niente. Però voi scusate un attimo, imparate un po' da lui. Lui non sputa dal piatto in cui mangia, lui manda giù tutto, cazzo. Allora, Leather Boy che è frizzato con il suo look più caldo che castigato. Alle feste di carnevale si fai sfigurare. Si fai sfigurare. Visto che l'impermeabile da per ci devi sfoggiare. Presentarsi in mutande col cartello di dietro rende sicuramente il vestito più dietro. Oui. Ma non è abituato a tenere le mani. Bravo Carlo! Che simpatico! Quando poi veramente devi farci scandalizzare, metti pure il costume che il pelume fa respirare. Vabbè, che è un po' scurreso, perché te ne fa poi un'ora da scursacca. Perché? Non è non basta la bottiglia. Sarà per questo che un fan si è diventato del mustaccione non curato. Questo è di Davide secondo me. Tanto poi, no aspetta, a questo punto non ti puoi stupire della nonnina mentre dormi il tuo culo decide di benedire, vero? Un applauso per la nonna. È tutto vero. Era quella la frase. Vabbè. La tecnologia. Dopo tanta pellegrinaggio e vari negozi per due mesi di fila, sono stata a rimuginare l'iPhone 4 o 5 devo comprare, quando alla fine l'ho acquistato per l'ultimo modello è optato. Con grande umanità la pellicola è appiccicata, che qui non sembrava il cellulare tanto rinomato, ma si era quello del mercato. Una tecnologia rapporto altalenante. Ricordi quando le cotolette si è riuscito a bianco e non usando supporto. Il microonde che è un elettrodomestico elementare. Questa è della Chiara, la sottomarina. Ma bianca c'è anche dietro. Una bottiglia custosa. A salvare, a salciccia. Carlo, sei un succhiatore. Lo chiamavano il succhiatore. Ma mi fa tutti i complimenti. Bravo Carlo! Attacco sul film morca. Allora, per Chiara nel testimone non erano per niente buone. Bevi, bevi Carlo. Mamma mia. Ma come succhi te non succhi nessuno. Mamma mia, lo spazzolino. Per esperimenti con lo spazzolino e di analisi che facessi uno scherzo barbino. Era Luigi che gliel'ha fatto. Era pulito però dopo. Era pulito di cosa? Era pulito. Nelle nostre serate con una ballerina di Dan Dance con una canzone di una donna, una di Lady Gaga, probabilmente ci ha aiutato tutti. Grazie a Dino Ronco che Barili ha degustato. Gesto? Cos'è? Cos'è? Il Ronco è... Sì, vabbè. No, è una storia. È successo una sera praticamente, che faccio? Non è che quando lo prendi in fa...
faccia fa il vino rosso del vino rosso, no? Fa il suono del vino rosso. Allora da lì è andata avanti tutta sera questa cosa. Carlo, vieni che ti ho fatto un po'. No, cosa? No, no. Esatto. Insomma, che non è mai stato, perché almeno stato anche dì. La cameriera ha detto c'è una bella, impressionato, e della gastrite te ne sei fregato. Ah, la gastrite! Guarda che ti paghiamo! No, le tigelle. Ma quanto mangiate? Così tanto il tuo stomaco è strapazzato e tutto si è ribaltato, e finché per tutto il salone è vomitato. Oh. Si va di non vomitare. Anche adesso. Sono uno stronzo, se dicevi, non mi merito di dare i nostri. Ma cosa? Beh, sì, giuro. Oh, lei, e per fortuna, dopo tutto questo tramusto, la tisana al ginocchio ci sta sempre. Dopo esserci divertiti a ricordare gli amici più passati e più aggraditi, caro dottore, non ti puoi fermare, perché la specialistica deve preparare. Carlo, non vorrei essere nei tuoi parenti stanotte quando vomiterai tutto il tuo. No, una bottiglia di ferro! No, anima! 10 minuti! C'è un altro? No, 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 la balena non te lo toglie nessuno, sperando che non sia inopportuno. Auguri, dottore! Bevilo, 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 bevilo tutto d'un fiato, è laureato, si alza.